venerdì 23 giugno esce Intro, l'EP di esordio di Lorraine, talento rivelazione del new soul R&B italiano, l'EP pubblicato da Sun Village Records con il sostegno di Puglia Sounds Records ed è anticipato dal singolo Cambio di Scena, entrato nelle principali playlist editoriali di Digital Store e conquistando anche la cover della playlist Anima R&B di Spotify. E ad accompagnare l'uscita è prevista una prima serie di eventi dal vivo, tra cui lo showcase di Anteprima in programma il 15 giugno al Medimex di Taranto. Lei è una giovane cantante e autrice pugliese, ha iniziato il suo percorso, ma ce l'abbiamo qui in collegamento telefonico. Lorraine, ciao, benvenuta. Ciao, grazie a tutti. E allora, domani c'è lo showcase, quindi sei contenta? Come andrà? Raccontaci un po'. Allora, sono contenta sì, moltissimo, perché diciamo suonare in anteprima l'EP in un contesto come il Medimex mi può solo dare gioia. Tra l'altro è il primo concerto dell'EP che faccio con la mia formazione, quindi con Vincenzo Messina alla batteria e Filippo Bubbico alle tastiere, Filippo che mi ha anche accompagnato nella produzione dell'EP, quindi sono giorni di prove, di quindi non vediamo l'ora. Quindi. Immagino, peraltro tu hai scritto anche insieme, no? Filippo Bubbico, conosciamo un po' l'istrumentista che ha prodotto e suonato l'intero lavoro, è corretto, giusto? Esatto, sì. Ecco. Sì. Dunque, quale traccia ti rappresenta di più? Cioè quello che è sicuramente un EP, no? E quindi sono sei brani, sei pezzi, e ce n'è una che ti rappresenta di più oppure non lo so, hai fatto un EP di tipo concettuale? Spiegaci. Allora, la traccia che rappresenta di più in realtà non c'è, perché mi sento molto rappresentata da tutto quello che scrivo in generale. Diciamo la traccia con il quale forse ho un rapporto più intimo, ecco, è la prima traccia del disco che insomma poi la suoneremo live, poi dal 23 giugno in poi potrà essere sentita, che è l'unico pezzo che è frutto in realtà di una coproduzione tra me e lui, perché generalmente io diciamo metto la parte del testo, scrivo i miei pezzi e poi appunto a Filippo è sempre affidata la produzione. Nel disco ci sono due pezzi, ovvero Decidere non so, che volutamente ho fatto uscire come un featuring, perché appunto la musica è stata scritta da lui, abbiamo proprio scritto il testo a quattro mani insieme, quindi ci sono dei pezzi del mio EP che sono nati con lui, e anche Cambio di Scena. Mm-hmm. Allo stesso modo io ci ho messo il testo, la melodia, e lui invece ci ha messo la musica, e invece ci sono altri pezzi dove diciamo Filippo suona sempre tutto quello che sentirete, però insomma poi c'è la sua produzione su musica e testi scritti da me, un po' come funzioniamo molto bene, diciamo, in bello studio, quindi bello, c'è un bel interplay, un po' come nasce un'idea, sì cioè c'è un'idea e poi non si sa mai dove va. Bello, cioè si parte, no? A un certo punto ci si mette lì, si inizia a scrivere, a fare, si parte e poi dopo si arriva in un punto che a quanto pare è un bel punto. Allora, questa partenza con lo showcase qui al Medimex di Taranto domani è una cosa che, non lo so, ti senti emozionata? Come la stai vivendo? Beh, moltissimo, sono molto emozionata, anche perché già il fatto diciamo di essere, che il mio progetto venga selezionato per fare uno showcase, io penso che qualsiasi artista, no? Certo. Lo veda come un'opportunità, come una cosa di cui essere molto felice, che dà valore al lavoro, al tanto lavoro che abbiamo fatto dietro questo disco. E poi in realtà sono già stata al Medimex, però sul palco, forse 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo. Mm-hmm. Come corista di Carolina Bubbico. Ah, e quindi ho vissuto l'esperienza del Medimex live già. Comunque sì, ma diciamo Lorraine, questa volta è un altro caso, cioè. Esatto, quindi tornare lì poi da frontman, insomma, quindi il progetto è tutta un'altra cosa, anche perché poi ho fatto per adesso pochi concerti Lauren, uno del mio progetto, e quindi adesso si sta iniziando un po' a
a realizzare poi il sogno di portare il mio progetto per il mio nuovo disco live con la mia nuova formazione. Quindi, bellissimo, bellissimo. Sì. Va bene, noi intanto ti ringraziamo per essere stata qui su Partecipiamo Taranto. L'appuntamento è domani, 15 giugno, al Medimex. E un grossissimo in bocca al lupo e a presto. Grazie per essere stata qui su Città della Radio. Grazie mille, grazie a voi. Ciao Lorin, ciao.